È una riforma che mette in condizione tutte le regioni di poter correre. Mi auguro che tutti partecipino a questa corsa e quindi che sia veramente un paese ad alta velocità. Alla fine il via libera al disegno di legge sull'autonomia differenziata messo a punto dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è arrivato in CDM. Tra le modifiche, una riguarda il rafforzamento del ruolo del Parlamento, sia alla definizione dei LEP, mentre è stata eliminata dalla bozza la spesa storica, ovvero il ricorrere alle disuguaglianze. Inizia dunque da oggi, sotto le polemiche di alcuni governatori del Sud, il percorso di riforma dello Stato. Con un dibattito civile che evita inutili speculazioni elettorali, tipo quelle che già partono da qualche presidente di regione del Sud, si possa fare. Certo che l'autonomia potrebbe essere anche un vantaggio per le regioni del Sud. C'è da parte del Partito Democratico un disegno di legge di pochi anni fa, quindi non parliamo di troppo tempo, che disegna esattamente i livelli essenziali di assistenza sulla falsariga di come li definiamo noi. Quindi mi pare che sia una posizione molto pregiudiziale. Molti governatori di sinistra che oggi si stanno schierando contro, non si capisce perché, ritenevano fondamentale e importante l'attuazione dell'autonomia differenziata. Lo dico a Bonaccini, lo dico ai vari De Luca, ai vari Emiliano. Se c'è un contenuto da migliorare, lo si migliora ed è il compito, grazie a Dio, di una democrazia parlamentare. Ma sarà lungo e macchinoso l'iter. Fondamentale sarà il passaggio Stato-Regioni, dove l'opposizione promette già battaglia. Immaginate cosa significa da una regione all'altra cambiare il modello di sanità, cambiare la tipologia di scuola, anche i libri che verranno utilizzati a scuola, cambiare, non so, il modo di riciclare i rifiuti. Quindi già adesso non c'è una uniformità e quindi si creano delle problematiche. Dividere l'Italia in due parti, nord e sud, regioni più povere, regioni più ricche, quindi acuire ancora di più le distanze sociali ed economiche è un fatto inaccettabile che dal nostro punto di vista mina il principio di sussidiarietà della nostra Costituzione.